Radio Brusa presenta J-Ax e Fedez in diretta su Radio Brusa con la loro ultima canzone Senza Pagare. Questa la conosci? Questa sì, la conosco, okay. La canticchio anche in macchina in realtà, però sono stonatissima, quindi non chiedermi di intonarti mezzanota. Perfetto, allora ci state guardando anche in diretta su Facebook, quindi avete già visto che è con noi Valentina Famagalli, buonasera. Ciao, ciao Roberto, buonasera, buonasera anche ai vostri radioascoltatori, si dice così in sì, radio? Sì, in radio si dice così, perché sappiamo che lei è un volto televisivo invece, quindi in televisione si dice... telespettatori. Telespettatori, esatto. Esattamente. Allora, volto di Sei la TV. Sì, come esatto, va? Canale 216. Bene, sono molto contenta perché a Sei la TV, più che un posto di lavoro, in realtà ho trovato una famiglia. Sono arrivata a Sei la TV appunto che avevo compiuto 18 anni da poco, adesso ne ho quasi 22, non voglio fare la donna vissuta, no. Però comunque sono passati un paio d'anni ed effettivamente è bello continuare a crescere con loro. Conduci Sei la Dea. Non conduco più Sei la Dea. Non ci sei più. No, ci sono più a Sei la Dea perché quest'anno è stata una scelta condivisa sia da me che dall'editore. Ok. E quest'anno mi dedico a un altro programma che partirà tra poco. Sarà un programma del pomeriggio in diretta. Wow. Due giorni a settimana lo condurrò io, due giorni un'altra conduttrice. E sarà un salotto in diretta dalle 17.30 alle 19. Sempre su Sei la TV, okay. Canale 216. Sarà una sorta di pomeriggio, quindi per tenere compagnia a chi stira, chi lava. E poi il tema del territorio, certo. Quello che tu conosci. Esattamente, perché con Noi siamo qui. Esatto. Sei anche passata a Brusaporto. Sì, 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 e poi ci torno, Ci torno. Wow. No, con Noi siamo qui faremo uno speciale a Brusaporto Produce Commercio il 24 di settembre, quindi vi intervisteremo di nuovo tutti, brusaportesi compresi. Eh sì, noi di Radio Brusa saremo ancora lì, quindi allora, passerai ancora di sicuro. Mi vendicherò con delle domande più cattive delle tue di quelle di stasera. Quindi, dato che non conduci più Sei la Dea, mi hai bruciato anche una, no, solo una domanda fortunatamente, invece con Sei la TV, quindi dicevi questo, questo approdo nel mondo della televisione così, però penso che dietro ci sia una serie di studi che stai ancora, mi dicevi prima, che stai ancora facendo, stai ancora concludendo. Più o meno che cosa hai fatto? Sì, allora diciamo che fondamentalmente è stata una grande fortuna perché tutto cominciò quando a 17 anni feci un'intervista all'allora Video Bergamo per un contest che si chiamava Principesse per un anno. In questa intervista ero terrorizzata, agitatissima, però mi sono resa conto che il mondo della TV mi piaceva, cioè mi piaceva mettermi davanti alla telecamera. Da lì ho iniziato ad avere qualche piccola esperienza, sono stata 2 anni a Detto Fatto su Rai 2, lì non avevo a che fare con la conduzione, facevo la modella per questi tutorial. Chi segue Detto Fatto, magari le mamme, le nonne che ci seguono lo sanno, sono dei tutorial, quindi facevo appunto la modella per parrucchieri, stilisti e quant'altro. Mi sono resa conto che fare la modella non era proprio nelle mie corde, perché innanzitutto fisicamente, insomma, le modelle, sai, sono austere, alte, magrissime, ecco, no? A me piace molto mangiare invece, però mi piaceva il mondo della TV, quindi poi da lì ho avuto la possibilità di fare un'esperienza, sei la TV, come valletta inizialmente di un programma sportivo dedicato all'Atalanta, si chiamava Fuori Gioco. L'anno successivo è diventato Sei la Dea, il mio impegno è diventato più forte. L'impegno si è consolidato anche l'anno successivo, l'anno dopo ancora, e poi ho iniziato a fare qualche spot pubblicitario, qualche telepromozione e mi sono iscritta all'Accademia di Conduzione a Milano. Quindi, poi, quindi insomma, è la storia di Valentina Famagalli. Vuoi che ti racconto anche come ho perso il primo dente? No, però più o meno arriviamo a quell'età. Quando hai perso il primo dente? Il primo dente, ma secondo me... Ma non ho idea, faccio una chiamata in diretta a mia mamma. No, vabbè. Però quando... avevi perso il primo dente. Avevi il classico sogno del cassetto. Sì. Che cos'era? Era questo? Era questo il sogno del cassetto. Wow. Io racconto sempre questa cosa quando me la chiedono. Io la domenica a pranzo, l'ora di pranzo, sintonizzavo il televisore dei nonni su Mela Verde. Ok. E prendevo il rotolo, quello di cartone dello Scottex, e facevo finta fosse il microfono. E quindi dicevo benvenuti a Mela Verde. Tu pensa, e mi sono ritrovata poi qualche anno dopo a farlo veramente. Bellissima, quindi il sogno che si è realizzato. Sì, si può dire che si è realizzato, assolutamente. Infatti sono molto contenta di questo e ringrazio ogni giorno per quello che ho. Allora, quindi adesso abbiamo parlato un attimo del tuo passato. Tra pochissimo parleremo ancora un pochino di presente e magari ci proietteremo anche verso il futuro. Vedremo un po' quello che ci dirai. Sempre qui in diretta su Radio Brusa. Nel frattempo è il momento di una canzone. Questa è italiana. La conosco. La conosci? La posso lanciare io? Vai! Sei la mia città. Ricordi che nebbia c'è, se succederà.
e si chiama Sei la mia città, questa canzone di Cosmo. L'abbiamo sentita in diretta su Radio Brusa. Siamo ancora con Valentina Fumagalli. Prima stavamo parlando quindi un po' del tuo passato, del tuo percorso, come sei approdata nel mondo della TV. Esatto. Invece, prima stavamo parlando fuori onda, dato che adesso sei ospite in radio. Sì. C'è qualcosa, noti molta differenza? Che cosa c'è tra il mondo, la conduzione della TV, la conduzione della radio, un po' così? Ma allora, secondo me la radio è una cosa più forse intima, no? Perché tu anche con la voce accompagni le persone. Adesso io ascolto la radio in macchina. E quindi mi affeziono ai conduttori radiofonici perché magari, non so, alle 18 c'è sempre quel conduttore che mi accompagna mentre torno dal lavoro, per dire. E quindi forse è un rapporto più personale con il radioascoltatore. Invece la conduzione, tu parli secondo me ad un pubblico più ampio. Cioè almeno io in TV quando mi rivolgo ai telespettatori. Invece vedo la radio come un rapporto, ecco, più intimo, esatto. Sì, molto, anche io la penso così. La radio ti accompagna praticamente nei momenti in macchina soprattutto, ma poi così sì. Un po'. E il tuo speaker preferito radiofonico? Il mio speaker radiofonico preferito? Ma ti direi Luca Bassani. Che lecchina. No, allora, ok. Non ci credi? Luca Bassani? No, è anche il mio preferito. Ah, ma pensa. Che coincidenza. Infatti il sabato sera ascolto sempre il suo programma su Radio Pianeta, sottolineiamolo. Quindi mondo della TV, questo mondo della radio. Invece per quanto riguarda ancora il tuo percorso così, stai quindi, dicevi, concludendo l'accademia di conduzione. Sì, in realtà l'anno accademico di conduzione l'ho concluso a maggio. Quest'anno stavo valutando se riscrivermi ad un livello, insomma un corso più avanzato. Però in realtà non ti nascondo che ho tanti e troppi impegni. Siccome questa accademia è a Milano e io penso che quando tu prendi un impegno devi saperlo anche portare a termine, ho paura di non farcela. E quindi per ora mi sto dedicando a quello che è il lavoro sul campo, che sicuramente anche quello ti fa crescere molto. Beh, comunque adesso se hai due pomeriggi a settimana la conduzione in diretta. Esatto, più comunque la trasmissione. Quello che tanti non sanno è che noi, oltre che condurlo, come succede anche a voi ovviamente, prepariamo anche il programma, quindi siamo anche autori. E questo tu puoi immaginare quanto tempo e quanto lavoro ci sia dietro a magari anche solo un programma di 40 minuti. Assolutamente, sì. Poi devi controllare che sia tutto perfetto, gli ospiti, la scaletta. È difficile. Sì, è molto stimolante sicuramente. Altro che, sì. Progetti futuri? Progetti futuri, ma per ora sono contenta della nuova possibilità che mi ha dato Sei la TV del pomeriggio, quindi diciamo che è il progetto più imminente. Progetti futuri, che dirti, spero di continuare a fare questo lavoro, perché il mio prof di conduzione diceva: se avrete la fortuna di fare questo lavoro per tutta la vita, ricordatevi che fate il lavoro più bello del mondo, perché raccontate storie. Quindi spero di continuare a fare questo lavoro per tutta la vita. Come si chiamerà il programma che farà il pomeriggio? Pomeriggio 216. Perfetto, che è il canale poi di Sei la TV. Sì, quindi guardateci. Sai già darci qualche anticipazione? Cosa parlerete? Come sì, sarà? Posso dire giusto due cosine, se no mi uccidono. Sì, non vogliamo la tua. No, scherzo. Comunque no, si parlerà diciamo di tutto, saranno varie rubriche, spazierà dalla moda, alle curiosità, si parlerà magari anche di musica, stiamo valutando insomma in questi giorni cucina e poi insomma gli argomenti che interessano tutti coloro che il pomeriggio hanno voglia di passare qualche ora in compagnia. Avete un pubblico già predefinito che volete catturare? Ma in realtà il pubblico del pomeriggio, tu puoi immaginare, sarà una fascia oraria tra le 17, io sarò in diretta dalle 17.30 alle 19 e quindi a quell'ora solitamente sono le mamme, le nonne, le casalinghe, magari anche i casalinghi. Assolutamente. Quindi insomma più o meno sarà questa la fascia. 19 poi anche quelli che stanno, sì, che magari, tornano esatto, dal lavoro. Anche chi magari torna dal lavoro e ha tempo di accendere la TV e di rilassarsi e magari anche di divertirsi, perché no? Perfetto. Grazie Valentina Fumagalli. Grazie a te Roberto, grazie anche a Nicolas. Thomas. Scusami, ho fatto una gaffe. No. Ero convinta Nicolas. Ma poi la tagliamo, non ci ha sentito nessuno. Ah, ma no, non eravamo in diretta. No, qua è tutto okay, vinto. Ok, comunque piacere Valentina, Thomas. Non ci siamo presentati nel backstage. No, ma perché facciamo tanti di quei discorsi nel backstage che abbiamo la gente... Abbiamo un po' gossippato, va bene. Sì. Grazie a voi per l'ospitalità. A presto allora. Grazie. E in bocca al lupo. Crepi, sto lupo, crepi. Buona serata a tutti. Radio.